non occorre più fare le scale per accedere all'ufficio anagrafe, all'ufficio commercio e a quello elettorale del comune di Borgonovo. Dopo un iter non facile, durato alcuni anni, i tre servizi sono stati spostati al piano terra della Rocca Comunale, dove un tempo c'era l'ex pretura e dove già ci sono polizia locale, servizi sociali, cultura, istruzione. Un bel sollievo, soprattutto per gli anziani e le persone che faticano a muoversi e che, per una semplice carta di identità, fino a ieri dovevano affrontare due rampe di scale per salire al piano superiore. Al primo piano della Rocca, dove c'era l'anagrafe, ora trovano spazi più ampi ragionerie e tributi, prima relegati in un angolo dell'edificio comunale. Restano sempre al primo piano anche ufficio tecnico e i restanti servizi, tra cui l'URP e la segreteria del sindaco. Siamo riusciti a portare giù l'anagrafe togliendo queste barriere architettoniche che durante gli anni abbiamo visto che ci creano dei problemi, ma che comunque è giusto togliere ed è giusto dare possibilità a tutti di poter venire alla nostra anagrafe. Restano altri spazi liberi per eventuali ulteriori cambi futuri? Attualmente siamo scesi con l'anagrafe e abbiamo cambiato la disposizione dell'ufficio ragioneria. Abbiamo ulteriori cambiamenti in vista che sono ancora in fase di aggiustamento, però a breve sistemeremo anche altri uffici, penso i servizi sociali specialmente, che hanno bisogno di una sistemazione diversa, ed è l'ufficio istruzione. Quanto avete speso per questo intervento? Circa una decina di 1.000 euro.